Bushido Palestre, anche questa sera vi dà il benvenuto. Le palestre non sono ancora aperte, ma a breve apriremo. Di sicuro è aperta la nostra TV, la nostra trasmissione. La nostra trasmissione che si chiama Come la luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma la mano non l'afferra. Detto questo, passo subito la parola al nostro coordinatore nazionale, Sensei Maurizio Poli. Buonasera, sono capitato qua per caso, buonasera, eccomi qua, non c'è la palestra, c'è il dojo, c'è una persona strana là in fondo, non so chi sia, uno con la barba. Abbiamo anche da festeggiare dei stagisti che ci sono qua, Ah sì? dell'ABA di Brescia, dei fotografi, dei social media manager, ragazzi che stanno già facendo un backstage, poi vedrete le fotografie sulla pagina Della nostra Bushido, della ovviamente. Bushido. E ho ricevuto istruzioni, non posso più chiamarla presidente, devo chiamarla, faccio fatica a chiamarla Lia. Maestra, faccio fatica, però installerò le istruzioni. Non riesco a chiamarlo Luciano. Non riesco, non Dopo riesco. col primo giro diventa tutto più Va facile. bene, ci proverò. Partiamo con la frase. Sentiamo la frase. Dice la frase per la partenza di questa sera è dedicata anche alle palestre che sono chiuse e dedicata anche alle persone che in questo momento particolare stanno un po' soffrendo, anche economicamente, anche dal punto di vista personale. La frase è questa, è dedicata a voi, non indietreggiare. È questo il punto debole su cui devi ancora lavorare e noi non indietreggiamo. Questa sera ospiti, abbiamo un bellissimo progetto, la storia della palestra Bushido e le aule che sono qua presenti. Buonasera aule, Buonasera a tutti. presentati. Buonasera, sono Marco Cola e da circa 2 mesi, praticamente 3, ho fondato con alcune realtà del territorio bresciano che si occupano di persone con disabilità e alcuni genitori, un'associazione sportiva dilettantistica che partendo dal nuoto ha come obiettivo lo sviluppo dell'inclusione sociale. Bene, torneremo da te perché questa sera c'è la puntata, la storia della palestra Bushido. Non a caso sei qua perché è vero, Lia, maestra Lia, vero? Vero? Sì, dobbiamo ogni 15 giorni, quindi abbiamo deciso di parlare della nostra palestra, della storia della nostra palestra. Ci siamo fermati al 1993, ma abbiamo deciso di fare un balzo temporale. Quindi così, Dal 1993 ci spostiamo. 1989 all'apertura eravamo già arrivati al Al 90. 93, al Dopo 93. 15 giorni 99, può Un correre. salto quantico. E adesso vorrei arrivare al 24 aprile del 1999, dove abbiamo cominciato con i memorial. In questo caso abbiamo iniziato col memorial Graziano Olivieri. Volevo parlare con te di questa situazione, per quale motivo abbiamo iniziato a portare Memorial avanti. dell'amico Graziano Olivieri, oltre che cintura nera, maestro di Jiu-Jitsu, un grande carissimo amico. Ci sembrava giusto ricordare la sua presenza, la sua voglia di fare, il suo sorriso. Pensate che anche il giorno prima di cambiare dimensioni, di tornare alla I vostri nomi, fonte, aveva chiesto di veramente poter tornare in dei palestra. vostri nomi. Quindi a noi è sembrato giusto regalare alla famiglia, agli Vostri, anche amici, quelli là. un regalo anche a tutti i Tutti, i nostri vostri nomi. associati alla Bushido Palestre, la possibilità di ricordare durante una festa importante che svolgevamo intorno a settembre, se non ricordo male, Sì, mese di nel mese di settembre, settembre. esatto, a questo maestro impegnato nella divulgazione della dolce arte, il Jiu-Jitsu, ma non solo. Era così attaccato alla vita da aiutare anche quelli meno fortunati di lui. Esatto, perché lui era Questo sensibile alla disabilità. Ecco perché abbiamo qua ospite una realtà nata da poco e noi raccontiamo la storia della nostra associazione, cosa abbiamo fatto in concreto. Abbiamo già visto una fotografia Dopo vediamo le che sfuggiva fotografie. davanti a. Ah.
Perché in queste trasmissioni ultimamente si parla di questa disabilità, arrivano i messaggi su WhatsApp, in effetti chiediamo a Lorenzo gentilmente di mandare il numero di telefono, che se qualcuno vuole intervenire può scrivere senza problemi, il nostro buon Maurizio leggerà e risponderemo immediatamente, e casualmente si parla appunto di disabilità. Allora abbiamo pensato di raccontare questa storia. So che anche tu però, maestro, sei molto sensibile a questa situazione. Abbastanza sensibile, come penso la maggior parte della popolazione. Volevo ricordare che noi siamo qui, oggi è lunedì 8 di febbraio, sì, e sono le 19.42, sì. Non è che non riesco, è che non vedo proprio, riesco a vedere le ore. Mentre saremo ancora in diretta con la voce di Samurai, giovedì dalle 18 alle 19. E anche giovedì sono arrivate un sacco di domande di importanti presidenti di associazioni che dicevano: non parlate, non fate niente per... Ora noi siamo qui non per, per smentire, ma per dare un segnale tangibile che continuiamo tutti insieme a lavorare. Oggi abbiamo un nuovo comune amico, un ragazzo, che poi ci racconterà delle sue esperienze. Io sono sensibile, sì, è vero, io sono sensibile perché nella mia vita familiare ho toccato con mano cosa vuol dire avere quelli chiamati diversamente abili in famiglia, quindi si diventa sensibili. Ma volevo raccontare la mia sensibilità, è un po' egoistica, perché non è vero che diamo a questi ragazzi ci danno tutti i giorni. Pensate, io ho avuto un compagno di lavoro che nel momento in cui ho aperto la mia azienda è diventato un mio collega, collaboratore di lavoro, Robby, fino al giorno in cui è riuscito ad andare in pensione, si chiama Roberto, appunto, sì. E tutti i giorni con questo ragazzo, per tutti i giorni, per 24 anni, tutte le mattine abbiamo ripetuto le tabelline, il verbo essere, il verbo avere, nel tempo presente, e credetemi, tutti i giorni io portavo a casa esperienze positive, tutti i giorni. Ma anche palestra, maestro. Esatto, tra l'altro Robby era in palestra anche con noi. Ha fatto gli stage internazionali, l'abbiamo visto fare. Gli stage internazionali, che sì, la volta scorsa l'abbiamo vista nel filmato che sbucava anche Robby. Sì. Veniva con noi agli stage, al mare, è stata una bellissima... Sì. Abbiamo visto i suoi genitori, figlio unico... aprirsi piano piano, perché lo scoglio difficile è stato quello di convincere i genitori a lasciarci questo figlio quando andavamo Mamma mia. A fare gli stage io e lui per l'Italia, quindi giorno e notte è stato difficile soprattutto per la mamma, ma è stata poi una grande soddisfazione per tutti. L'abbiamo portato in giro per mezza Italia con Robby, però c'era anche soddisfazione dal punto di vista, come diceva il nostro maestro, in questo caso il nostro maestro, dal lato proprio di trasmettere energia, perché mi ha fatto molto riflettere l'ospite di questa sera, perché gli elementi che ci sono nelle arti marziali sono la terra, il fuoco, l'aria e l'acqua, e questa sera abbiamo l'acqua, che per noi è molto importante, perché alcune tecniche che facciamo sono molto fluide come l'acqua. Mi viene in mente un kata particolare, maestra. Stichienzi, che ricorda molto l'onda dell'acqua che va e che viene, quindi niente di duro, niente di ma, cedevole come l'acqua che si muove in sincronia con l'altra persona. Quindi l'acqua è importante per le arti marziali. È importante, sì. E quindi volevo ricordare Graziano. Graziano Olivieri. Sì, lo volevo ricordare perché... aveva veramente un bellissimo sorriso, assolutamente. Era sempre un ragazzo, veramente un pennellone, un ragazzo grande e grosso, che abbiamo incrociato nei vari anni e poi dopo ha concluso la sua carriera marziale con noi. Lui veniva dal metodo bianco e poi si è innamorato del metodo World Jiu-Jitsu Federation e noi l'abbiamo accolto come facciamo sempre. Io me lo ricordo perché lui guidava gli autobus, le classiche filovie. Sai cosa abbiamo fatto una volta con questo signore qui, maestra? Perché c'era uno spettacolo da fare e il maestro dice: dobbiamo fare
imitare uno scippo alla fermata dell'autobus. E non ci sarà nessuno che ci ascolta, ci ha prestato proprio una fermata dell'autobus della allora ASM, cioè, avevamo proprio nel palazzetto, avevamo la fermata dell'autobus e lui faceva, o io non mi ricordo in questo momento qua, chi faceva la signorina che aspettava l'autobus e tentava di essere rapinata. Questo momento, simpatico. Momento di hilarità. E comunque volevamo ricordarlo per la famiglia, per gli amici, ci sembrava giusto, era e poi è diventata un'occasione per aiutare invece le associazioni sul territorio bresciano. Certo, tant'è che nel primo memoria, come dicevamo prima, il 24 aprile del 1999, abbiamo deciso di invitare la Nikolaevka, però anche qui vorrei fare un passettino indietro in questo certo, caso, certo. Quindi parlami della Nikolaevka, della collaborazione che abbiamo avuto con loro. Allora, è chiaro che è un centro di accoglienza di primaria importanza. Eccoli qui, i ragazzi che venivano in palestra con noi. Dagli alpini, quindi un sacco di volontari che lavorano e portano concretamente la loro persona all'interno di questi istituti veramente, veramente in gamba. Qui era già una delle nostre palestre in via Bainsizza. È stata praticamente in via Bainsizza la sede iniziale della nostra associazione, della Bushido Palestre. La collaborazione iniziò attraverso un gruppo di praticanti di Jiu-Jitsu, amici e parenti, che si avvicinavano, ah, che bella. Si avvicinavano al centro Nikolaevka ogni giovedì sera. Avevamo questo appuntamento, se non ricordo male, dalle 16 alle 18, 19, dove andavamo da questi ragazzi, e qui ero un po' più giovane, sì, i capelli e barba, alla Maria, che cofana. Scorrono le foto e diventa emozionante parlarne, ma però ce la faremo. Noi andavamo al centro e lì ci donavano la possibilità di interagire con questi ragazzi. Noi lo facevamo attraverso quelle tecniche chiamate di Qigong, la tecnica della respirazione, quindi attraverso la respirazione, la meditazione e il contatto, oltre che verbale e fisico, riuscivamo a mettere a proprio agio questi ragazzi e addirittura a ricavarne una tranquillità e un agio anche per tutti quanti noi. Siamo andati avanti per un qualche anno a farci conoscere da fino al punto magico, un luogo dove tutto possiamo. Tuttora, a più di 60 anni, il mio medico continua ad insistere dicendo: non puoi guarire tutto con le arti marziali. Io sono convinto invece di sì. Quindi guarda, abbiamo. Scusa, adesso ti interrompo. Guarda quella bellissima fotografia. Questo non è. Questo è mio fratello. Luciano, questo è fratello Daniele, che seguiva sempre questa ragazza e lei si era follemente innamorata di Daniele. Sì, voleva sempre solo Daniele, lo ricordi? Una ragazza che per una operazione non andata benissimo aveva le braccia e le gambe immobili, non le poteva muovere. L'unica cosa che le rimaneva era la voce e si faceva sentire, si faceva sentire. Quindi una volta riusciti a portare in palestra questi ragazzi, abbiamo un po' rotto anche per loro lo schema solito, cioè la solita carrozzina. Noi li portavamo sulla materassina, che è un agglomerato di gomma piuma abbastanza dura, ma rilascia la sensibilità, il piede, le mani, capiscono subito che è un luogo bellissimo dove agire. E lì le esperienze sono nate, ma non solo li abbiamo portati in palestra, perché devo dirti, cara Lia, caro Maurizio, sì, e caro Marco, andava bene l'oretta e mezza di rilassamento, che poi in palestra è diventata anche attività, poi vi racconteremo, ma subito dopo andavamo a mangiarci la pizza. Andavamo in una pizzeria a Monpiano, sì, lì vicino. E lì tutti insieme mangiavamo la pizza e lì si vedeva veramente la capacità di questi ragazzi di sorridere e apprezzare. Eccoci qui. Quello che noi diamo per scontato. Ecco, qui eravamo alla pizzeria, non ricordo il nome. Vabbè, non è importante, c'era anche Claudia piccolina, che la ovviamente mia bambina, veniva sempre anche certo, lei con certo. noi.
e tanti amici. E io voglio ricordare, vedo in quella foto quel ragazzo con maglione blu, con una riga blu e azzurro. Questo ragazzo, Maurizio si chiama, aveva la fissa che tutti quelli con la barba e i baffi fossero suo papà. Io a quell'epoca avevo barba e baffi, quindi quando lui mi vedeva cominciava a frignare, babà, io dicevo, no, primo, non sono tuo papà. No, primo, secondo, non piangere che sei un artista marziale ora, sì, eccetera, eccetera. Ho già due figlie, ma ho già due figlie. Vediamo un'altra foto, ecco qua. Questo ragazzo, oh, quanti ricordi. Ci avevano raccontato essere sordo muto, no? Si faceva sentire con dei suoni. Una sera di queste, arrivato alle sue spalle, perché io ero convinto che lui sentisse bene, perché facevamo anche dei corsi di chitarra, cantavamo, insomma, quello che facciamo di solito, i pazzi. E mi sono avvicinato alle sue spalle, zitto zitto, quatto quatto, e ho detto, Maurizio, con un filo di voce, vuoi un goccio di vino? Subito, la risposta, e io ho detto, questo sarebbe sordo, io sono sordo, e la situazione... Ora stiamo facendo, rivivendo dei discorsi, dei ricordi, ma la tua attualità? La nostra attualità al momento è per metà ferma, nel senso che noi abbiamo due grandi progetti, uno dedicato, diciamo, agli under 14, alle terapie individuali in acqua, che coinvolge una settantina di bambini e ragazzi, e che attualmente, causa lockdown, è in stand-by. Quindi i bimbi sono fermi in realtà da settembre praticamente, e erano riusciti a fare qualcosina durante... Dove li porti fisicamente? Fisicamente, attualmente il comune ci dà a disposizione l'impianto di Monpiano. C'è anche voi Monpiano, vedi? E poi in realtà già dall'anno scorso ero arezzato, e era in progetto quest'anno iniziare anche su Desenzano, perché c'è una grossa richiesta dal lago di Garda. 70 sono tanti, eh? 70 sono tanti. Il progetto, che si chiama Acquabilita, è in collaborazione con diverse realtà del territorio. Come dicevo prima, c'è il Centro Bresciano Down. Salutiamo e ringraziamo Marco Colombo, perché grazie a lui stasera noi siamo qua, in realtà solo grazie a lui. E al consiglio. Poi c'è la cooperativa Parole per Dirlo, che è fondatrice delle aule, e il progetto Acquabilità è stato supportato in questi anni anche economicamente da ampi amici della neuropsichiatria infantile. Ci sono ragazzi del FOBAP, insomma, ci sono veramente coinvolte tante realtà del territorio bresciano importanti che si occupano di disabilità intellettiva. E perché aule? Perché? Aule perché... Il tuo regalo, il cappello. Intanto quando pensavo al nome, pensavo a come avrebbero potuto dirlo i ragazzi. Essendo molto spesso difficile anche per noi da dire aule, perché... Comunque sono tre vocali, e mi immaginavo che ci saremmo fatti delle grasse risate nel sentir dire forza aule, e in realtà poi l'aula è una parola dialettale che identifica le alborelle, che sono i pesciolini di lago che si mangiano fritti, ma sono piccoli, ma fanno del branco la loro grande forza. E hanno delle squame molto lucenti che sono utilizzate addirittura per far brillare le perle artificiali, e quindi è nato anche un po' il motto brillare di luce propria per brillare tutti insieme, bello, insomma, bello. Ed era un concetto di gruppo che secondo me dava l'idea da subito di essere un concetto inclusivo, perché l'obiettivo che abbiamo noi come associazione è quello di iniziare appunto dall'acqua, perché è un elemento che per le disabilità intellettive è molto utile ed è anche molto accessibile, e quindi questo primo progetto Acquabilita poi sfocia, qualora volessero, nel progetto più ampio. È molto simile a quello che diceva il mio maestro prima, perché la materassina e l'acqua hanno una cosa simile, un cocoon che ti accoglie. Sono connessi. Il concetto è identico. Ovviamente quello è un elemento di terra, diciamo, e questo è un elemento di... I quattro elementi ci sono sempre. Esatto. E poi
potrebbe sfociare in quello che è il gruppo che oggi comunque, nonostante la zona gialla e tutto quello che stiamo vivendo in questo periodo pandemico, riusciamo ad allenarci, perché siamo agonisti, sono ragazzi tesserati a livello agonistico e quindi come squadra riescono ad allenarsi, ed è un gruppo di 21 ragazzi, ragazzi e ragazze, di un po' tutte le disabilità e di un po' tutte le età, partono qua ai 14 e arrivano ai 35 anni. Mi è arrivato un messaggio qui su WhatsApp che vedete scorrere lì, potete scrivere eccetera eccetera, se qualcuno volesse rivolgersi a te per qualche famiglia che non conosce. Assolutamente, abbiamo un sito che è aule.it, è molto semplice, lì potete trovare tutte le indicazioni per contattarci, oppure sui canali social, Facebook e Instagram, insomma Aule ASD, è abbastanza semplice trovarci. È interessante il discorso generale, come dicevate anche voi, che non è finalizzato semplicemente all'attività motoria in sé, quindi non è il nuoto in sé per sé, a noi che diventino campioni del mondo non ce ne frega assolutamente nulla, anche se poi competono e hanno la possibilità di partecipare anche a campionati nazionali, insomma anche internazionali, e a noi interessa che si formi un gruppo solido e che da qui possa nascere qualcosa di Torneremo da te più tardi, ma dobbiamo continuare con la nostra storia, però intanto ringrazio il team qui di fotografi che stanno facendo fotografie a tutta là, Giulia Martinelli, Andrea Morosini, Stefano Pasquariello e Gaetano Passarelli con due L, che sono della scuola Laba qua di Brescia, che sono qua con noi, esatto. Sono bravi. Quattro stagisti, cosa abbiamo qua? Giovani, tutti quanti. Giovani. Però ho detto di farmi le fotografie a me, maestra. Solo a te, bellissimo, basta. Bellissime, no. Bellissime, maestra. Per adesso ricordiamo sempre WhatsApp, non chiedete il numero di telefono della maestra, non posso non darlo. Posso. Non posso darlo. Daglielo di nascosto, no? A questi due sopportarli, insopportabili, sono amici suoi. Sì, mi ha guardato male maestro, sono un uomo morto che cammina. Sono un uomo morto che cammina. Ritorniamo a noi. Sì. Ho preparato una bella foto di Giovanni, te lo ricordi Giovanni? Chi si ricorda? Certo che me lo ricordo Giovanni. Giovanni era un ragazzo sulla carrozzina che aveva un sacco di voglia di fare. Voleva fare ma jiu-jitsu. Non troppa di sudare. 5 minuti prima di sudare lui si fermava, voleva fare il jiu-jitsu ed eccolo, quello siamo eccolo riusciti qua, a fare. Siamo riusciti a metterlo in piedi, Keikoji. Keikoji, il nostro pigiamino per quando ci alleniamo, e intorno alla vita la cintura nera. Voi non potete immaginare la nostra felicità, ma la sua per questa fotografia, ragazzi. Da quella meravigliosa situazione che è la seggiola con le ruote, meravigliosa perché non si può muovere chiaramente, bruttissima per chi la deve usare, a metterlo in piedi e fargli sta foto, incredibile. Da lì cos'è nata? La competizione tra tutti, tutti volevano il G, tutti volevano la cintura nera. Non siamo riusciti a strapparglielo neanche con la forza quasi. Siamo riusciti a dare a tutti la tuta e tutti noi da quella volta ci siamo presentati in tuta, così da non fare differenze. È stata un'esperienza... eccetera, eccetera. Bellissima, è durata anche qualche anno. Ma c'è stato... Ti cambiano queste cose, maestra? Sì. C'è stato un passaggio importante. Uno dei ragazzi che non si muoveva, pieno di dolori, io adesso non riesco neanche ad esprimere il disagio che questo ragazzo poteva sopportare. Dopo alcuni mesi di trattamento, di collaborazione, ha cominciato a rotolare sulla materassina, quindi grande voglia di fare. Rotolare, noi abbiamo fatto all'epoca filmati con la nostra videocamera, li abbiamo portati ai medici del posto, hanno detto impossibile, qualcosa gli avete dato per farlo girare, sì, la scossa elettrica. E da lì con un medico di quel giorno abbiamo fatto una piccola scommessa, gli avevamo detto che attraverso le nostre tecniche olistiche avremmo portato questo ragazzo ad attraversare la materassina, che non era piccola, era più di 10 metri, con le proprie gambe. Dopo 2 anni noi l'abbiamo filmato che attraversava la materassina con le proprie gambe. Si chiamano tecniche non solo olistiche, penso che si possano chiamare anche tecniche di amore, penso che questa parola, sì, questa parola ci sia dentro. Nel salutiamo qui da... È andato via perché c'è la parola spasso segretissima. Silvia Frola con Nicole, che è una bambina appena nata che conosco, la Silvia.
che ci stanno seguendo e vi salutano voi. Grazie. Vi salutano. Ciao Silvia, ciao la cucciolina. Ho detto che è una bellissima trasmissione, peccato per quello pelato, ho detto. Grazie ma Silvia. Chi si riferiva? Grazie Silvia. Grazie Silvia. Sono bambina piccolissima. E lì? Dopo ci siamo trasferiti, quindi abbiamo cambiato, ci siamo spostati in via Orzinuovi, era diventato un pelino difficoltoso per, appunto per loro raggiungerci. Allora abbiamo aperto un altro progetto con il centro Hebron, ti ricordi? E come Hebron? No, lui ricorda perché lui ha sempre le idee. Sì, quindi lui parte. È il vizio che abbiamo io e Maurizio. Cioè, le diciamo, idee e poi dopo delegate. Costruiamo una nuova autostrada, sì! Sì! Lia, abbiamo deciso di costruire un'autostrada, noi andiamo, fai pure. No, lo dice anche Giuseppe. Abbiamo? Cosa abbiamo? Beh, avete le idee. Abbiamo cosa? E abbiamo? Lì abbiamo cambiato completamente perché nel centro Hebron comunque c'erano delle disabilità mentali. Ma prima anche lì ti sei mossa e andavi tu verso poi io, centro. Poi dopo siamo riusciti a portare in palestra anche i malati sul territorio, sempre comunque con le problematiche mentali. Di mattina. Abbiamo creato questi corsi dove abbiamo iniziato con delle tecniche di meditazione, poi alla fine era solamente una scusa per trovarci, fare un po' di movimento, parlare, perché parlavamo veramente tantissimo. E anche lì erano bravi a svicolare gli allenamenti. Come dice il maestro GSB, 10 flessioni. 10 flessioni. Era difficilissimo. Me l'ha fatto fare 50 a me. E lì veramente ho conosciuto delle persone incredibili, anche lì, insomma, a livello energetico, ragazzi. Poi siamo arrivati alla consapevolezza, alla conoscenza che questi ragazzi che noi abitualmente chiamiamo disabili, diversamente abili, eccetera, per definire, ma venivano da situazioni che io gli pulivo le scarpe, cioè avevo una profe laureata in filosofia che dopo una depressione si è trovata in queste situazioni, avevamo un ingegnere fior fior di ma guarda, maestro, di capacità. Basta un incidente che diventi disabile, sì. Basta un incidente, cioè da muoverti con le tue gambe e a non poterlo fare. Quindi, raccontavo prima, c'è sempre una frase che dice chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. Dicevo prima che un caro amico facente parte di queste strutture capaci di gestire queste problematiche mi disse un giorno domani mattina Luciano mi dai una mano che progettiamo una centrale nucleare. Come sei disabile pure tu in questa situazione? È vero. Sì, questa è. Ma le famiglie che vengono da te? Allora, ma le famiglie in realtà sono le più disparate, diciamo che in questa nuova realtà che si è formata proprio da novembre, la situazione è molto partecipativa. In piena pandemia però, In piena pandemia, sì, diciamo che la pandemia avete un coraggio da vendere, ha smosso, però. Ha smosso tanto e ha smosso la necessità di comprendere quelle che fossero le effettive esigenze dei ragazzi che frequento. La cosa che mi vorrei riagganciare anche a queste tematiche che avete discusso fino ad ora è quello che è interessante sulle persone con disabilità è che ridimensionano molto tutta la struttura delle persone che lavorano con loro. Nel senso che io è tanto ormai che lavoro con le disabilità e hanno ridimensionato molto quello che era il mio quotidiano. Io faccio un esempio spesso che per una persona normotipica mangiarsi un'unghia è una delle cose più semplici che possa essere e non so per una persona con disabilità fare la prima vasca o fare decidere di mettere la testa sotto acqua, che per noi è una cosa normalissima, può essere l'impresa più titanica della sua vita e magari può essere l'inizio di un percorso che lo potrà portare magari veramente a fare le gare o comunque a partecipare a delle situazioni di gruppo che fino a quel giorno gli erano state precluse. E l'obiettivo nostro è quello di cercare di scardinare un po' anche lo stigma che c'è nel confronto della disabilità intellettiva in particolar modo, perché spesso vengono trattati con pietismo, spesso vengono trattati come se fossero diversi. In realtà credo che nel 2021 si debba fare uno scalino un attimino più alto a questa situazione, si debba comprendere che c'è bisogno di tutti e che tutti a loro modo possono darci qualcosa.
Ed è fondamentale che le persone che ci circondano e che oggi non la pensano così, che ce ne sono, o che pensano semplicemente che ma sì, tanto ci vanno i volontari a lavorare con quelli, vengono sempre messi in secondo piano. Noi in questo momento, non potendo andare in piscina per esempio, abbiamo pensato di far diventare i ragazzi volontari, e quindi i ragazzi partecipano a attività di volontariato in maniera attiva e inclusiva. Dove? Da un paio di mesi aiutiamo Cibo per Tutti, che è una realtà di sostegno alimentare, partita dal sostegno alimentare per le famiglie in difficoltà nel quartiere Carmine di Brescia, e ad oggi praticamente si forniscono 600 nuclei familiari. 600 nuclei familiari? Bravo. Circa 600 nuclei familiari. I ragazzi partecipano due volte a settimana, il giovedì a preparare i pacchi e il sabato a consegnarli fisicamente. Salutiamo anche l'associazione Dante di Brescia, che ha 2.400 famiglie. Sì, ognuno ha il suo pezzo. 600, però nel centro. Esatto. Chi ci sta seguendo, come diceva il mio maestro, certo. Scusami, non ce la faccio. Non ce la faccio. Come diceva il mio maestro, diceva che siamo su canale 231 e su Sky 210. Ci vendono un po' ovunque. Sì, sì. Il Carmine è un quartiere centrale di Brescia. Il quartiere storico, storico di Brescia, una volta 30 anni fa malfamato, adesso rinato. C'è la vita, la bella, la movida bresciana è lì, però ci sono 600 famiglie seguite in piena pandemia con pacchi famiglia. Questa è anche la realtà. Quindi diversamente abili, che sono ancora sono più abili degli abili nel volontariato. Che è il ragazzi, concetto reale dell'inclusione. Complimenti, bravo. Questo è un po' bravo, quello di cui abbiamo necessità. Bravo. Ma comunque grande. Ci si può avvicinare anche sporadicamente, nel senso, se uno vuole dare una mano, vuole provare un'esperienza, perché probabilmente è quello che non si conosce che alla fine... spaventa le persone, certo, quindi ci si può avvicinare magari in modo anche graduale, io immagino, sì, perché anche da esperienza nostra personale, quando appunto avevamo in palestra questi ragazzi, c'erano chiaramente le persone fisse e poi dopo magari quelli che quella volta ogni tanto riuscivano a prendere l'oretta di ferie, si avvicinavano, e lì veramente capisci e ti rendi conto che... No, cioè, fa veramente bene stare con noi le altre persone. Noi come associazione in questo momento stiamo ragionando, cioè il nostro cervello, le nostre idee sono rivolte al futuro post pandemico, certo. Quindi già ragioniamo in funzione di quello che verrà, perché questa pandemia finirà, nel senso va bene un anno, ma non esageriamo, va bene che non posso più neanche andare a fare l'aperitivo al 21 grammi, ma è esatto. Che non vediamo, cioè, l'abbiamo l'ora. Vissuta l'esperienza, basta. Basta, adesso andiamo oltre e quindi ci rivolgiamo, sicuramente abbiamo già preparato un progetto volontari, che abbiamo intenzione di proporre alle scuole superiori, a un progetto fratelli volontari che è iniziato stasera con la prima sorella di uno dei ragazzi che saluta, è venuta ad assistere, Chiara, grazie mille, la è la sorella tutti, di Simone, e è molto importante perché partire dai nuclei familiari significa poi allargare la schiera dei volontari e far capire anche a chi circonda queste famiglie che non ci sono criticità, c'è solo modo di partecipare, insomma. C'è la fotografa Giulia che sta facendo fotografie a Martinelli lì, che gli fa le fotografie a Nastro. Ciao Giulia, brava. Gli altri, i maschietti sono scappati tutti. E comunque c'è. Brescia ha una, devo dire che come volontariato è veramente molto attiva, quindi hai solo di scegliere. Cioè devi solo, voglio dire, personalmente magari mi avvicinerei più ad altre situazioni. Cioè, a parte il fatto che io non mi sarei mai neanche avvicinata alle situazioni che ha creato lui con la Nikolajevka, poi quando ho partecipato basta, non ho più smesso. Poi non lascio più. Stiamo facendo il territorio di Brescia, e Brescia, vedete quante cose di volontariato ci sono, reali, gente che in umiltà e in silenzio opera coi fatti. Quindi volendo veramente c'è solo di che scegliere, ed è molto molto importante, perché il volontariato è fondamentale nella nostra questa società. Serata voleva dire che lo sport, le arti marziali, il nuoto, lo sport nel senso tutto tondo, sempre il cerchio, vedete che torno sempre. Torniamo sempre al cerchio, è inclusivo, è come diceva il nostro maestro. La porta è aperta del nostro dojo, accogliamo tutti. Questo messaggio subliminale, c'è scritto sotto, subliminale, è rivolto anche
a un momento particolare che ci sono adesso, che ci sono delle lezioni in giro, c'è sempre, in Italia ci sono sempre lezioni, sempre lezioni. E quindi noi come arti marziali siamo accoglienti, ricordatevelo, accogliamo tutti, nello spirito dell'accoglienza del dojo, perché il dojo accoglie. Assolutamente. Andiamo avanti con la scaletta, se no non riusciamo a... Maestra, come siamo vuoi. Siamo ancora a questo memorial, adesso volevo chiedere a Lorenzo, ci fai vedere la locandina di questo memorial? Oh, festa bello. Di primavera, come mai? 15 giorni fa avevamo già fatto vedere una festa di primavera. Dovete aiutarmi nella lettura che sono ciecato. 90 aprile 90. In Piazza Loggia, festa di primavera, perché volevamo appunto riproporre in primavera, in effetti aprile, e sì, questa data era importante, e abbiamo appunto dedicato memoria a Graziano Olivieri. Da lì poi, dall'anno successivo, si è passati direttamente al memorial nel mese di settembre-ottobre. E lì sotto vediamo raccolta fondi a favore della scuola Nikolaevka. Esatto. Quindi noi abbiamo fatto questa meravigliosa giornata di festa tra gli vari sport, le arti marziali e quant'altro, con degli scatoloni sigillati con uno scotch Nikolaevka, la fessura per mettere la banconota, avevamo dei bastoni per scacciare quelli con le monetine di bottoni, solo le banconote, e devo dire che anche in quel caso la popolazione rispondeva. Sempre. Così come le autorità, la centrale del latte, tutti a donarci. Io ricordo, uno per dirli tutti, l'amico Antonio Mangano, sempre vicino, degli abiti, lui diceva: se metto qualcosa, se vi offendete, ma tu non offendi nessuno, mai. Sempre presente. Però serve sempre un'azione, serve sempre una partenza, serve sempre qualcuno che e faccia. E comunque il comune di Brescia ci ha sempre assistito, perché ci ha sempre dato il suo patrocinio, perché organizzare non è così semplice ed è anche abbastanza costoso. Cioè, le transenne non sembra, ma quando organizzi una festa devi avere le transenne intorno. E il comune di Brescia ci ha dato 100, una mano. 200, le transenne. I tavoli, il patrocinio, i manifesti, la sicurezza, i vigili, tutto. Dobbiamo dire l'area, chiaramente anche l'area, il comune ci è stato molto vicino, come tante realtà sul territorio. Vediamo qualche foto, perché guarda Lorenzo che sta snappando il telefonino, come vediamo te, uguale. Ecco, qua siamo in Piazza della Loggia, eccoci. Con i ragazzi del Centro Nicolaevka. Erano veramente e poi tanti, perché qui ci sono anche altre associazioni, non ricordo le sigle, scusatemi, ma come dicevamo, basta lanciare l'amo e i pesci sono veramente tanti, le aule... Tutti questi ragazzi comunque sono della scuola Nikolaevka. Sì, esatto. E qui vediamo un'altra foto. Abbiamo gli accompagnatori e lì vediamo il pubblico curioso e il tifo che ci facevano durante le nostre scenette, era qualcosa di meraviglioso, meraviglioso. E vediamo anche lì le ambulanze, ecco, la croce bianca, quando la croce fai rossa. Manifestazione bisogna anche di ambulanze. E quello dietro che vediamo con le mani incrociate era l'assessore Braghini, assessore allo sport dell'epoca, anche lui sensibilissimo. Sensibilissimo a questa situazione. E qui poi abbiamo portato i ragazzi sul tatami in Piazza della Loggia a cercare di far fare quelle che noi chiamiamo le nostre tecniche, e credetemi, la soddisfazione a mille. Ecco, abbiamo Marco di Piacenza. Situazioni bellissime che appunto hanno segnato. E qui i ragazzi di Piacenza, maestro Stefano, vedo Andrea eccetera, eccetera. Quindi una volta aperta la porta, come dice il coordinatore Maurizio, si può entrare e uscire liberamente. Ma quando si entra in queste dimensioni è difficile. Che bella questa foto qua, questa qui. Questa è la moglie di Graziano Olivieri, insieme al figlio, il figlio ragazzo col giubbino di jeans e il figlio. Sullo sfondo abbiamo il comune di Brescia. Il comune di Brescia. Siamo proprio in centro di Brescia, perché non tutti conoscono Brescia. Certo, stanno seguendo da fuori. Il palazzo, sede del sindaco, eccetera. Ecco, lì vediamo Daniele, che non è luciano, li vediamo vicini. Fratello, quindi. E poi ci sono situazioni. Queste fotografie dicono, raccontano la giornata, ma come dice Lia giustamente, tutto l'anno serviva a organizzare, perché non è facile gestire. Io ricordo alcuni amici campioni, grandissimi campioni di arti marziali,
trovatisi davanti a uno di questi ragazzi che doveva mangiare la pizza, voleva mangiare la pizza con noi, e uno pensa, la pizza. Sono capaci tutti di mangiarla. La pizza. Questo ragazzo non muoveva le braccia, quindi la pizza gliela dobbiamo tagliare. No, perché? Perché non ha forza nella mascella, gliela dobbiamo tutta triturare e impastare bene bene e a bocconcini imboccarlo, eccetera, eccetera. E lì vedevi l'esuberanza, vengo io a darti una mano, gli sposto, io non sono da spostare, e la mano è tutta un'altra cosa. Però quello che sta dicendo adesso il maestro, che troverai anche tu, è molto particolare, perché credi di essere forte, potente, perché c'hai una cintura nera. Ma lo sei, nera, lo sei. E poi lo sei. Poi l'umiltà di scendere giù dal piedestallo e dire, aspetta niente, che non sei proprio niente, da questo punto di vista. Sì. Ritrovare l'umiltà delle cinture nere in certi stage, in certe situazioni, è importante. È una cosa che... Andiamo avanti! Abbiamo finito! Quello che dovevo dire ce l'ho detto, quello che dovevo fare l'ho fatto. Io però ho lui... Adesso dobbiamo trapassare... No, però una cosa, maestra, la lancio qui, che siamo in diretta, non ci segue nessuno. Li possiamo invitare quando ripartiamo i suoi ragazzi una volta in palestra? Certo, ma scherzi. L'invito era scontato quando abbiamo capito proprio di cosa si trattava, sì. E nel senso che era accettato. Poi ci troveremo al 21 grammi, chiaramente, a farci un bel aperitivo. Un aperitivo al 21 grammi è sempre importante perché è un bel ambiente e c'è spazio. Aspettiamo che organizzi il tuo aperitivo, io faccio a Natale festa. Facciamo sempre una bella festa perché li raccolto fondi, c'ho sempre delle aziende che ci danno i prodotti e lo chef fa delle, che bello, ci scatena. Ci siamo trovati lì una sera io e mio amico Maurizio e altre due donzelle bionde. Abbiamo iniziato con un aperitivo, siamo venuti via storti, non reggiamo più l'alcol a forza di un altro giro. Annuncio a tutti che il 17 il maestro inizia la quaresima, 40 giorni senza alcol, quindi lo dico. Va bene, il 17 allora... Ancora 9 giorni. Ancora 9 giorni, poi dopo il countdown è iniziato. Bene. Però parlaci ancora delle aule. Ma quello che più o meno che brillano. L'abbiamo detto, ecco, nel senso, diciamo che quello che stiamo cercando di pensare per il futuro prossimo, a breve termine, speriamo, insomma, è la possibilità di cercare di creare degli spazi condivisi al di fuori delle famiglie. E nel senso di portare i ragazzi fuori a dormire legandoli sempre a doppio filo allo sport. Bravo. Non lo so, la mattina si fa l'allenamento e il pomeriggio un'attività condivisa. E quello che è l'aspetto che a noi interessa è creare dei gruppi misti di ragazzi con disabilità e ragazzi normotipici che possano condividere lo stesso percorso insieme e cercare di attivare questa situazione per poi farli diventare volontari fondamentalmente, e questo per noi sarebbe molto importante, riuscire a strutturarlo. Logicamente bisogna sempre aspettare la pandemia. Ecco. Ora rischio licenziamento da coordinatore, così. Non so cosa vuoi fare, lo so, prego Presidente. No, dillo tu. Siccome, siccome a settembre c'è la settimana europea dello sport. Certificata, è andata bene. Parla. La settimana europea dello sport, in cui in tutta Europa ci sono tutti gli sport che vengono, comprese le arti marziali, dove noi saremo protagonisti se ci vaccinano a settembre, se siamo tutti fuori da questo tunnel. Chiederò al presidente professor Gordiani tramite il mio presidente se la vostra associazione possa essere coinvolta con le vostre attività nella settimana di Active in qualche modo, sicuramente a livello europeo. A livello europeo verrà pubblicata questa cosa qua e penso che sia una cosa carina. Bello, da fare molto, un molto gemellaggio carino. Cosa dici, certo, presidente? Assolutamente. Dovete tenerle buone le aule. Le aule siamo sul lago di Iseo. Perfetto. Perché la facciamo sul lago di Iseo, quindi puoi sollecitare. Forse è arrivato un messaggio. Bene, sì. Sentiamo. Grande Marco, da Nicola.
Grande, tutto qui, Marco. Ok, rispondiamo. Chi è questo Nicola? Chi è questo faccio? Vuoi essere il capitano, delle aule. Allora, Nicola, di chi sei? Perché io non... c'è scritto grande Marco, poi questo messaggio è stato eliminato da Nicola. Vuoi essere che sia il capitano. Innanzitutto delle aule. Salutiamo tutti Nicola. Nicola, ciao Nicola. Una cosa importante, a proposito, visto che ha scritto Nicola, siamo una delle prime associazioni in Italia che ha inserito all'interno del proprio consiglio direttivo una persona con disabilità. Ah, e Nicola è il capitano ed è inserito anche all'interno del consiglio. Dove abita Nicola? Nicola abita, come dice lui, a Herbusc. Che è Herbusco, che è in Francia Corta, e è un ragazzo che ha 35 anni, ha oltre 10 anni di esperienza nelle gare di nuoto e è un ragazzo che è diventato negli anni un punto di riferimento anche per tutti gli altri. Bello. E si assume le sue responsabilità e si fa anche portavoce di quello che i ragazzi gli chiedono e è una persona veramente di un grande livello, ecco, noi siamo molto contenti di averlo con noi. Grande Nicola, bravo. Bello comunque. Si vede proprio la passione che esprimi nel parlare, sì, volevo deve essere una bella associazione. Volevo anch'io dirlo, lui emana... No, a me non piace, non mi è mai piaciuta. Però mi dicevi che collabori anche con vari psicologi, vari operatori. Sì. Nel senso, noi abbiamo una collaborazione diretta, nel senso che, come dicevo prima, il centro, la cooperativa Parole per Dirlo, che si occupa di disturbi del comportamento. Mi è arrivato un altro messaggio, scusami. Lancini è lui, ha precisato. Era carico stasera allenamento e ti guardo. Bravo, la cooperativa Parole per Dirlo, che si occupa di disturbi del comportamento tendenzialmente di minori, e la vicepresidente, la dottoressa della nostra associazione Aule, la dottoressa Lara Reale, che è coordinatrice scientifica. Posso fare una battuta fuori luogo, non ci segue nessuno. Per questa cosa qui dei disturbi del comportamento servirebbe sui social perché c'è molta gente che ha disturbi di comportamento. Pensavo per te. Ma per me, no. Maestra, non già, ma, l'ho già chiesto. L'hai già chiesto. Ha detto, ma guardato. Ma, non rifaccio la tesi di laurea. Quello che mi dice spesso la mia mamma, che fa parte di questa categoria, devi trovare anche tu un medico, ma deve essere molto bravo. Ecco, dopo la mia battuta infelice, andiamo avanti. E poi, comunque, la collaborazione mia col Centro Bresciano Down è intensa da qualche anno e lì diciamo che abbiamo proprio creato negli anni, grazie anche alla piscina di Monpiano, alla collaborazione della piscina di Monpiano, un corso all'interno del quale facevamo dal principio inclusione sociale, quindi 3 o 4 bambini con sindrome di Down o con disabilità intellettiva e 3 o 4 bambini normotipici dal compimento del primo anno fino ai 3 anni. Ed era un corso in cui in realtà alla fine erano principalmente i bimbi con sindrome di Down a fare da traino per gli altri bimbi. E lì vedi veramente che l'acqua mette tutti in pari, sullo stesso livello. L'energia dell'acqua è importante. Nell'approccio, nel senso che quando... camminare bene o male, prima o poi impariamo tutti. Sì. In acqua ti devono insegnare e quando tu vai per la prima volta in acqua puoi essere chiunque, ma non sai fare nulla. E quindi si parte tutti pari e poi ognuno arriverà dove potrà arrivare nel corso del suo percorso, insomma. Bello, bellissima questa cosa qui. Quindi leaule.it, esatto. Mi ha portato anche le spillette, mi ha portato il cappello che ho indossato prima, che porteremo in palestra, maestra. Lo porteremo. Userai quando fai le tue passeggiate. Ah, posso usarlo, certo. Maestra? Certo. Allora metterò sui miei video. Ti do un altro dettaglio su quella cuffia. Dimmi, è un'iniziativa, è Kids Sportwear, che è la marca della cuffia, che è l'azienda che li produce, ma l'iniziativa è nata da Paul Griffin, l'ex rugbista, le basette di Paul Griffin, certo. Diciamo, ecco. Che è suo figlio maggiore è in squadra con le Aule ed è un'iniziativa che lui porta avanti perché il puzzle e questa particolare cromia è il simbolo dell'autismo a livello internazionale. E con l'acquisto delle berrette una parte del ricavato dell'acquisto va in donazione
a enti che si occupano di autismo e disturbi del comportamento. Le possono comprare anche da voi? Si trovano, sì, anche da noi, le abbiamo col nostro logo e ognuno può farle anche col suo logo, ecco. Però è un'iniziativa doppia perché è un'iniziativa di comunicazione e allo stesso tempo un'iniziativa di beneficenza. Non sapevo che quello fosse il puzzle, sì. Il puzzle fosse il simbolo internazionale dell'autismo. Esatto. Giallo, rosso e azzurro. Lo sapevo. Bello, lo porterò. Esatto. Ma collegandosi a quello che diceva prima, l'abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, portare i bambini con dei problemini, con dei bambini senza problemi, i bambini non hanno i problemi degli adulti, ti guardo male, cosa è successo, anzi. I bambini, io ho visto con mia figlia, noi portavamo la nostra bambina senza spiegare, pianto negli occhi, assolutamente, diventava pari, un gioco lo spingere. Abbiamo gabbie mentali che ci sono. Queste gabbie mentali vengono tolte in palestra sul tatami e in acqua. Assolutamente, in acqua. Assolutamente. È solo quello che non conosci alla fine delle finite, perché quando ti avvicini diventa tutto naturale. Ben vengano le persone come Marco che veramente apre gli occhi a me sicuramente e a tante persone. Abbiamo bisogno di persone che vengano a raccontare cosa c'è sul territorio, per chi va a pensare che la piscina di Monpiano offerta ad un ragazzotto che dice io porto lì e questo ragazzo crea un'associazione. Quanti anni lavori in questo campo tu? Io sono istruttore di nuoto dal 2000 e quest'anno faccio 40 anni, quindi sono 20 anni. 40 anni fa? Sì. Tendiamoci fare. Meglio, sono portato avanti. No, e diciamo che dal connubio delle competenze poi sono diventato terapista ABA nel 2010. Cosa vuol dire? È un analista, un terapista per i disturbi del comportamento e ho unito le due cose. Ho visto che in acqua era molto funzionale e ho sempre avuto predisposizione alla disabilità. E quindi ho deciso pian pianino di farlo diventare il mio lavoro. Complimenti. Da una forte passione poi è nata un'attività lavorativa. Una passione che si tramonta sul territorio, che si tramonta anche con tanta fatica perché... Ma sì, diciamo che è molto ben ripagata, ecco, nel senso che si torna anche al discorso di prima, ecco, sono soddisfazioni molto, molto differenti ma molto profonde. In una puntata TV ho avuto ospite un campione che diciamo disabile che marcia, che fa marcia del centro Bresciano Down. Gabriele Festa. Che devo salutare, Gabriele Festa, che ce l'ha sui social anche. Certo. Gabriele. Un pezzo storico del 21 grammi. Esatto, quando andate al 21 grammi a Brescia, che è il locale del centro Bresciano Down, ristorante, bar, pizzeria, fornerino, pane, eccetera, pizza, bla bla bla, a fare l'aperitivo, arriva lui, che dice cosa prendi, cosa vuoi, cosa vuoi. E marcia anche quando lavora. Ma marcia anche quando lavora. Ma ricordate che lunedì scorso abbiamo avuto l'avvocato che anche lei partecipa alla maratona dei... Che avremo di nuovo maestra l'avvocato. Certo, sì, adesso con calma la inviteremo qui che presenta il suo libro. E presto avremo una psicologa, campionessa di judo. Di judo da Torino che sempre arriva per contatti che abbiamo, perché la rete di positività che c'è nelle arti marziali arriva dappertutto. Ma non solo, perché abbiamo il nuoto. Nello sport. Ora è il nostro gemellato. Assolutamente. Allora, mi fa dei brutti segnali. Siamo alla fine, ragazzi. Hai preparato la tua frase finale? Mamma mia, no, maestra. Prendi qualche secondo. Volevo ricordare, rubando secondi alla regia, che a breve avremo le Olimpiadi, ma ricordate ci sono anche le Paralimpiadi, magari cominciamo a parlarne nata in Italia. Prima edizione Roma 1960. Medaglione d'oro. Quindi ricordiamo che sono belle le Olimpiadi tutte. Okay. Ce l'ho la frase. Allora salutiamo il nostro ospite perché dopo. Grazie a Marco. Grazie mille. Grazie a Bushido Palestre. Ho visitato la Bushido Palestre. A Brescia in via Sondrio numero 14. Grazie Lia maestra. A Piacenza va bene. A Piacenza poi... sì, poi faremo una puntata dedicata a Piacenza, che ne dite? Ma non solo, a Cremona, a Mantova. Ma due quattro tutte le volte. Esatto. Dai, parti. Questa frase qui è dedicata a questa serata bellissima. Ciò che dai è tuo per sempre. Ciò che tieni solo per te è perduto per sempre. Monsieur Ibrahim e il fiore del Corano.
Bravo Maurizio, bravo bella, Maurizio. Bella, abbiamo tempo delle, per salutare il regista, quindi grazie a tutti. Noi ci rivediamo giovedì dalle 18:19 con Samurai Channel. Ringraziamo i complimenti, nostri fotografi. Complimenti. Grazie ai fotografi. Come la luna nel pozzo, la replica. La di sabato dalle... Non sono preparato. Di sabato... Venite qua dietro, venite a salutare, dai. Dalle 20:21, non ce lo ricordiamo. Non venite, no, niente, non venite, non vengono in TV. Lasciali stare, ragazzi. Va bene. Salutiamo allora Giulia Martinelli, Andrea Morosini, Stefano Pasquarello e Gaetano Passarelli. A lunedì. A lunedì. Ciao.